Non sono resti umani quelli che vennero rinvenuti lo scorso 21 marzo nel corso dei lavori edili in via La Porta, a Fabara. A dissipare ogni dubbio sono stati i carabinieri del RIS di Messina che hanno esaminato i resti, confermando che non appartengono a Jessica Lattuca, madre di 4 bambini, scomparsa il pomeriggio del 12 agosto 2018. Secondo quanto riportato dai carabinieri, le ossa in questione sono di origine animale, probabilmente appartenenti a un gatto e ad alcuni uccelli. Inizialmente il medico legale incaricato di identificare i resti aveva sollevato il sospetto che 4 dei 23 frammenti ossei potessero essere umani. Le analisi del RIS hanno escluso questa possibilità. Gli elementi sono stati rinvenuti in un edificio situato poco distante dalla residenza del fratello di Jessica. Il fratello della donna, Vincenzo Lattuca, era stato indagato per omicidio e occultamento di cadavere nel giugno 2023, ma è morto per overdose appena una settimana dopo. La notizia del ritrovamento dei frammenti ossei è stata diffusa il 21 marzo scorso, suscitando immediatamente il sospetto che potessero appartenere alla donna scomparsa. Il padre di Jessica ha escluso fin dall'inizio che si trattasse dei suoi resti. Anche l'ex compagno della giovane, Filippo Russotto, padre di 3 dei suoi 4 figli, ha espresso forti dubbi in merito, dichiarando: «Spero che si scoprirà la verità, così potremo portare qualche fiore al cimitero. Aspettiamo la verità, vedremo». Giuseppina Caramanno, la madre di Jessica Lattuca, ha più volte gridato i suoi appelli. «Se qualcuno sa qualcosa parli, ditemi dov'è mia figlia. Non ci credo che nessuno ha visto nulla. Anche in forma anonima fateci sapere dov'è Jessica. Ho cresciuto i suoi bambini che mi chiedono sempre dov'è la mamma. Ormai capiscono». Giuseppina ha costantemente invitato chiunque abbia informazioni a farsi avanti, anche anonimamente, per far luce su cosa sia successo a sua figlia. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, quella sera Jessica si dirigeva verso Piazza Giglia, nel cuore del paese, e l'ultima volta è stata vista in via Leopardi da uno zio e un amico, intorno alle 21:15, anche se nessuna telecamera l'ha ripresa mentre camminava. Jessica aveva visitato il fratello Enzo e insieme avevano bevuto qualche birra. Successivamente aveva dichiarato di rientrare a casa. Da quel momento però ha smesso di essere vista. La procura di Agrigento ha ipotizzato che Jessica sia stata uccisa. Quella sera di agosto, 4 anni fa, sembra che Jessica sia misteriosamente sparita nel nulla. Nessuno l'ha vista o sentita. Gli inquirenti non sono convinti che sia così. Sospettano che molte persone nel paese sappiano cosa sia successo, ma preferiscono tacere. Nonostante siano passati 3 anni, nemmeno gli investigatori sono riusciti a risolvere questa complessa vicenda. Durante questo periodo, la procura di Agrigento ha aperto diversi filoni d'inchiesta. Gli investigatori hanno perquisito la casa e i terreni del fidanzato di Jessica, Filippo Russotto, che ha sempre dichiarato la propria innocenza. Un'altra linea di indagine seguita dalla procura riguarda un possibile coinvolgimento in attività illecite, dopo aver intercettato conversazioni tra l'ex datore di lavoro di Jessica, Gaspare Volpe, e un amico, riguardanti clienti e denaro. Durante queste investigazioni, gli inquirenti si sono imbattuti in una serie di circostanze poco chiare. Un'amica di Jessica, coinvolta nelle intercettazioni, ha prima rilasciato interviste a giornali e televisioni, per poi ritirarsi improvvisamente. Come accennato, le poche telecamere sparse per il paese e nei pressi dell'abitazione da cui Jessica è uscita l'ultima sera non l'hanno ripresa. Questa ipotesi suggerisce che forse Jessica non abbia mai percorso quelle strade. È possibile che qualcuno le abbia fatto del male in un luogo isolato, magari all'interno di un'abitazione nel paese, al riparo da occhi elettronici indiscreti. Ma chi potrebbe essere stato? I 4 figli di Jessica chiedono ogni giorno alla nonna dove sia la loro madre e perché sia scomparsa improvvisamente senza ritornare a casa.
Purtroppo nessuno può dar loro una risposta, nemmeno gli inquirenti che continuano a indagare sulla misteriosa scomparsa di Jessica.